Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo nel giardino di Via Pisa che grazie a un importante intervento di rigenerazione urbana è diventato una vera e propria oasi urbana di biodiversità che collega la città al parco della Media Valle dell'Ambro. I lavori sono quasi terminati, entro fine giugno il parco aprirà al pubblico. Un po' in ritardo rispetto alla data stabilita inizialmente, però sapete benissimo che ci sono state frequenti piogge nelle ultime settimane che hanno rallentato gli interventi. Il progetto di riqualificazione è costato circa 300.000 euro ed è stato finanziato con fondi privati vincolati alle compensazioni ambientali. Abbiamo voluto realizzare un giardino sicuro, accogliente, vivibile e accessibile a tutti. Qui si potrà fare sport nell'area fitness dotata di un percorso misto con gabbia, con spalliere, barriere di sospensione, parallele in acciaio, la panca doppia. E abbiamo pensato anche ai nostri amici a quattro zampe con una nuova area cani recintata inserendo un percorso di agility dog con saliscendi, ostacoli, slalom e salti nel cerchio. Poi avremo anche un'area giochi per i bambini inclusiva e dotata di tutte le più divertenti strutture partendo dall'altalena doppia, i molloni a due posti, oltre allo scivolo con divertenti pannelli, il tutto ovviamente con pavimento antitrauma per garantire ai nostri bambini che non si facciano male. Ovviamente abbiamo voluto salvaguardare la biodiversità dell'area, potenziando il corridoio ecologico e piantando nuovi arbusti. Le barriere architettoniche preesistenti sono state eliminate, sono state posizionate nuove panchine e la pavimentazione è stata modificata posando una graniglia di marmo rosso di Verona, molto molto bella. Cura del verde, attenzione per le famiglie, per i propri cani, ma anche sport, il tutto nella massima sicurezza. Sì, perché il parco sarà dotato di un impianto di videosorveglianza, restituiamo alla cittadinanza uno spazio di condivisione, di divertimento e di socialità, proprio per un assesto San Giovanni sempre più bella, accogliente, inclusiva, ma soprattutto sicura per le nostre famiglie e per tutti i fruitori di questo bellissimo parco.